Ciao! Oggi vi mostrerò come ho realizzato questo segnalibro partendo da un cartoncino vegetale tinta craft. Con lo stencil effetto muro e la pasta a rilievo trasparente ho creato dei decori in due angoli del cartoncino. Una volta asciutto, con il Distress Grande Espresso e il Blending Tool, sono andata a arricchire di colore il craft del cartoncino. Inoltre, col crayons bianco, sono andata a inserire un po' di pasta tra i vari elementi dello stencil. Ecco le dewdrops che utilizzerò per questo progetto. Prima di iniziare ad aggiungere abbellimenti, vado a timbrare sempre col grande espresso lo sfondo con un timbro effetto testo. Come avete visto, con una pezzetta sono riuscita a rimuovere perfettamente il distress dall'effetto muro fatto con la pasta rilievo trasparente. Ora ritaglio da questo nastrino di cotone stampato due o tre piume. Una grande e due piccole. Le ritaglio grossolanamente e poi decido di utilizzarne solo una grande e una piccola e di utilizzare una dewdrops rossa nell'intersezione tra le due. Ora vado ad aggiungere gli abbellimenti. Utilizzando del 3D Matte Effect, vado prima a incollare dei flakes frost. Una volta fissati i flakes, vado di nuovo con la 3D e incollo i dewdrops diamante trasparenti nell'angolo superiore sinistro e poi i dewdrops diamante neri nell'angolo inferiore destro. Una volta fissate le dewdrops, decido di aggiungere un altro elemento per arricchire le intersezioni e sono queste micro bead nere. Procedo poi con l'incollare anche le due piume e la dewdrops rossa sull'intersezione tra le due piume. Asciugo velocemente con l'Heat Tool ed essendo un segnalibro vado a fare un buchetto nell'angolo superiore destro in cui inserirò un occhiello metallico. E scelgo un nastrino grigio a pua bianchi. In ultima manca solamente il testo che vado a creare con la mia Dymo e scelgo le parole Once Upon a Time. Ed ecco che il segnalibro è pronto. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. Mettete pollice in su per farmi capire che l'avete gradito e vi aspetto sul mio canale per i prossimi video. A presto!